Beh, intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti e un grazie di cuore alle compagne e compagni che hanno lavorato davvero al di là di ogni umano limite per organizzare questo incontro, che hanno lavorato qui a Milano e che hanno lavorato non solo a Milano per mettere insieme questo programma, che è un bel programma, è un programma serio, è un programma che affronta le vere tematiche del momento. Grazie davvero a tutte e a tutti. Beh, negli ultimi mesi, lo sappiamo bene, abbiamo sperimentato che cosa vuol dire fare politica in tempi difficili. E temo, io sono un gufo, si sa, che a fare politica in tempi difficili dovremmo abituarci, perché durerà questo tempo. Quando dico tempi difficili, non intendo solo quando l'avversario contro cui lottiamo è infinitamente più forte di noi. A questo in fondo eravamo abituati, almeno un quarto di secolo che il rapporto di forza è tremendamente squilibrato tra noi e loro. Intendo piuttosto quando il quadro politico e sociale, persino culturale, potremmo dire antropologico, in cui ci muoviamo, si decompone e si sfarmerà. Quando il campo in cui si svolge la lotta e i fronti lungo i quali ci si schiera e si definiscono gli amici e i nemici, mutano rapidamente, si spezzano e ricompongono, quando la nostra stessa comunità rischia di decomporsi e sfarinarsi, i rapporti di fiducia rischiano di logorarsi e spezzarsi e si stenta a riconoscere gli alleati e i compagni di strada e si finisce per non riconoscersi più l'un l'altro. Questo è uno di quei momenti lì, quando nemmeno le cose più elementari e semplici, quelle che per decidere di farle non dovrebbero richiedere neppure un minuto di riflessione e si dovrebbero realizzare in uno schiocco di dita, non si riescono a fare. Quelle che ci dovrebbero portare all'azione di stilto, a riempire le piazze, a chiamare a raccolta, pensiamo ai Domeni, a Lesbo, a Lampedusa, all'orrore dei morti in mare, alla vergogna dei muri sulla terra, e che invece si posano leggere sulle coscienze come vecchie pagine di giornali voltate. Appena ieri si è chiuso il summit dei 28 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, se ne è parlato a fondo e correttamente stamattina, appunto, come si è detto, non più solo l'ennesimo vertice inconcludente, un'ipocrisia e un'infamia conclamate. Un ulteriore passo verso l'abisso della disumanità, l'ha definito la direttrice di Oxfam Italia. Una finzione inattuabile nelle procedure previste sulla carta per non incorrere nell'accusa di violazione dei diritti umani, che comporterà di fatto la deportazione per decine di migliaia di profughi dalla Grecia alla Turchia, uno dei peggiori regimi, feroce e dispotico, a cui sono regalati miliardi di euro che a luglio dello scorso anno erano stati negati alla Grecia con l'acqua alla gola. Sancirà quell'accordo la chiusura della rotta balcanica, segnerà la vittoria degli innalzatori di muri e di barriere di filo spinato. Slovacchia e Ungheria hanno già messo nero su bianco che non accetteranno le quote previste. Molti altri non lo scrivono ma lo pensano e lo faranno. Ecco, su questo noi dovremmo riflettere a lungo, anche per fare proposte all'altezza della sfida. Stamattina se ne è accennato la discriminante che Schengen stabiliva tra comunitari ed extracomunitari, l'assenza di libertà di movimento che è un diritto umano che oggi sembra essere comunque accettata da tutti. Beh, queste cose noi dovremmo mettere in discussione con proposte avanzate. Intanto l'Europa, che chiude i propri confini e si gira le proprie frontiere in silenzio, sotto traccia, come si fa per le pratiche inconfessabili, questa Europa prepara la guerra.
La Libia è scomparsa dalle prime pagine dei giornali, ma non dalle note riservate delle cancellerie. Prima o poi si andrà lì a sparare, senza progetti strategici, senza sapere cosa si troverà e come se ne potrà uscire, senza un vero coordinamento di forze, anzi ognuno gioca già la propria partita per sé, con i peggiori alleati che si possa immaginare: Arabia Saudita, Qatar, i foraggiatori dell'ISIS che si dice di voler combattere, e quello stesso generale al-Sisi, il cui regime ha torturato e assassinato il nostro Giulio Regeni. Si andrà per sigillare un'altra frontiera, per stendere altro filo spinato contro la marea di disperati che sale da sud, ripristinando fuori tempo lo stile coloniale che ha prodotto le catastrofi del Novecento, tirando nuove linee sulla sabbia, vaneggiando di futuri protettorati. Questo è il contesto nel quale siamo entrati, quasi senza accorgerne, nell'ultima fase, in cui si inquadrano le nostre vicende, i nostri progetti, le nostre difficoltà e anche, diciamolo, le nostre miserie. Un passaggio da quella che Gramsci avrebbe chiamato una guerra di posizione, in cui si confrontano blocchi ancora strutturati, neoliberismo contro resistenza sociale, forme organizzate, stati, partiti ancora relativamente stabili in lotta per l'egemonia, a una situazione da lotta manovrata o di movimento, e ancora Gramsci appunto, in cui le egemonie tutte si sfaldano e appunto i fronti si frammentano, diventano a geometria variabile, mutano repentinamente lungo linee ripide di crisi. Così è con tutta evidenza per l'Italia, su cui vorrei tornare tra poco, ma così anche, forse soprattutto per l'Europa, che noi abbiamo assunto giustamente come spazio politico prioritario e privilegiato di riferimento, giustamente, e dove la crisi di egemonia è ogni giorno più evidente. I risultati delle recenti elezioni amministrative in tre Länder tedeschi, il Baden-Württemberg, la Sassonia, la Renania-Palatinato, 13 milioni di elettori, ci dicono che nel paese che è stato finora a tutti gli effetti il baricentro dell'architettura europea, qualcosa si è spezzato. Finora in Germania, forse ultima tra i paesi europei, resisteva un relativo controllo delle elite politiche e culturali sui sentimenti popolari. Una sorta di egemonia dei gruppi dirigenti democratico-cristiano e socialdemocratico e della sinistra, e delle rispettive culture, in qualche modo politicamente corrette. Il successo senza precedenti nel dopoguerra di Alternative für Deutschland, formazione bifronte, ultraliberista ma colta a ovest, virulentemente populista e xenofoba a est, ha preso il 24% in Sassonia, il 15% nel Baden-Württemberg. Beh, questa affermazione mostra che quella capacità di controllo è saltata, che l'onda populista anche lì ha travolto l'élite o le oligarchie politiche. La parola prevalente nei comunicati della stampa tedesca è Wut, che in tedesco vuol dire rabbia, e Wutbürger, cioè cittadino arrabbiato, e Wutdenker, o filosofo della rabbia, quale appunto l'ideologo di AfD. La Merkel ha perso le elezioni in casa, sull'onda lunga dei fatti di Colonia e del default della macchina organizzativa tedesca nel gestire la massa di profughi. Ma la sua sconfitta invita a riflettere sul più generale fenomeno della crisi del ceto medio in tutto l'Occidente. Si pensa al fenomeno Trump negli Stati Uniti. Per effetto del modo in cui il liberismo ha lavorato sul corpo di quella gigantesca classe media che l'estenuazione del fordismo aveva fatto emergere, in cui era stata assorbita buona parte della precedente classe operaia e che nella crisi finanziaria successiva è stata dissanguata e spinta verso forme disordinate di radicalizzazione. I sociologi parlarono negli anni 30 di estremismo di centro e intendevano il nazionalsocialismo e i fascismi. Certo è comunque che la sconfitta di Angela Merkel in Germania si riflette in Europa, dove la sua egemonia si è spezzata, tanto sul fronte del soft power, non è riuscita a convincere nessuno.
dei paesi più recalcitranti ad accettare la sua filosofia dell'accoglienza selettiva, quanto su quello dell'hard power. Non è riuscita a costringere i paesi a lei più vicini, a cominciare da Ungheria e Slovacchia, ad accettare le quote europee. E dato che l'Europa è costruita su un unico baricentro, che è la Germania, il cedimento dell'egemonia tedesca apre la strada a una serie infinita di spinte centrifughe, di cui è difficile immaginare tempi e limiti, ma che sicuramente ci mettono di fronte a un quadro inedito di instabilità, come se la maledizione di luglio, quando in una notte si consumò la mattanza del popolo greco e la fine del principio di solidarietà tra i membri della comunità, non possa aver fine e continui a colpire i responsabili di quell'infamia. In questo quadro europeo scomposto e deragliato spicca l'eccezione greca, l'unico paese che, pur subendo l'impatto più forte, non ha chiuso le proprie frontiere e, nonostante versi in condizioni sociali al limite della sopportabilità, il più vessato dall'austerità europea, ha continuato a mettere in campo politiche di accoglienza generose, a difendere di fronte a tutti il diritto di accesso alla fortezza Europa, a denunciare gli egoismi nazionali e la violazione dei diritti umani. Non possiamo dimenticare le parole di Tsipras la settimana scorsa, appena a Parigi, ai leader di un socialismo europeo ormai vuoto ed esanime, segnati i socialisti da una crisi che appare terminale, quando ha ricordato loro l'assurdità e l'inaccettabilità di un'Europa che tiene i suoi confini chiusi, cito, tiene i suoi confini chiusi e perseguitati dalle guerre e ha le sue porte aperte alle politiche dell'austerità estrema, sottolineando come, cito ancora, l'Europa oggi sta affrontando le conseguenze delle sue scelte, riferendosi appunto alle guerre come in Iraq, in Libia e in Siria, mentre da 40 anni si è dimostrata incapace di risolvere la questione palestinese. È l'ultimo leader che in Europa cita la questione palestinese. E ad Atene oggi, non a Berlino, né a Parigi, né a Bruxelles, mentre meno a Roma, che si riunisce e si confronta la nuova sinistra europea. Nell'incontro, e questo pomeriggio avrà il suo momento finale con la presenza di Alexis Tsipras e Jeremy Corbyn per il Regno Unito, di Pablo Iglesias per la Spagna e di Declan Kearney del Sinn Féin dell'Irlanda, di Ska Keller per i Verdi tedeschi e di Marisa Matias per il Portogallo, oltre a Pierre Laurent del Partito della Sinistra Europea, che è stato anche qui con noi in immagine. Le forze della possibile alternativa su scala continentale, e non può non colpire su quel palco di stasera che chiuderà l'evento, quando si chiude l'evento, l'assenza fragorosa del nostro paese. Come assente era l'Italia sul palco del 23 gennaio 2015, quando si chiuse la campagna elettorale vincente di Syriza, e non per uno sgarbo degli organizzatori. Per il fatto inconfutabile che una sinistra italiana, anche solo avvicinabile a quelle, non esiste oggi. Potremmo dire ancora non esiste, ma sappiamo quanto puramente augurale sia una simile frase, quanto lontana e difficile sia oggi quell'obiettivo. L'ho detto all'Assemblea Romana di Sinistra Italiana, che non ci sono tra noi innocenti, e lo ripeto qui. Nessuno è senza colpa rispetto al fatto che non siamo stati capaci di fare quello che andava fatto ad ogni costo, e cioè costruire quello che in tanti si aspettavano da noi, la forza autorevole, credibile, grande, in grado di riempire il cratere lasciato aperto dalla mutazione genetica del Partito Democratico, dalla sua irreversibile trasformazione in partito della nazione, in partito del capo, in partito delle lobby e degli affari, minaccia al nostro assetto democratico costituzionale, luogo di incontro e convergenza delle peggiori anime della politica italiana. In alternativa a questo naufragio, di ciò che restava delle culture politiche della vecchia sinistra, avevamo promesso di costruire quella che avevamo chiamato la casa comune della sinistra e dei democratici, e che avrebbe dovuto riallineare il nostro paese alle altre significative realtà
mediterranea e non solo, in cui la sinistra rinasce nuova. Abbiamo finora fallito, per tante ragioni, perché ci eravamo illusi che quell'obiettivo apparisse come essenziale e prioritario a tutti, per la sua autoevidenza, e che se non altro per istinto di conservazione, quel che resta delle forze organizzate di una sinistra vicina all'irrilevanza si sarebbe messa a disposizione. Avrebbe accettato quantomeno di non mettersi di traverso, perché avevamo sottovalutato la determinazione dei piccoli gruppi dirigenti, delle piccole formazioni residue a sopravvivere e perpetuarsi, sia pure nel vuoto di proposte di progetto. E non ci eravamo accorti del ruolo crescente del narcisismo come vero e proprio male del secolo, che porta ogni comunità, per piccola che sia, a considerarsi unica e irripetibile, e ogni individuo nella comunità a identificarsi col tutto, o meglio, a identificare il tutto con se stesso. Né del modo con cui la frammentazione neoliberista penetra nella nostra stessa antropologia e la mina alla radice, facendo di ognuno di noi un atomo autoreferenziale, tanto più aggressivo quanto più vicino gli è l'altro, rivelando inattese fragilità personali, indisponibilità all'etica della responsabilità verso il proprio collettivo, per non parlare del ruolo degli altri, di ciò contro cui ci battiamo, che non si limita a mutare se stesso, a conquistare pezzi di Stato e di società, mezzi di informazione e anime, a usare ogni mezzo per manipolare, disinformare e corrompere, ma lavora anche extra media, diciamo così, nel nostro stesso campo, per blandire, minacciare, dividere. Il caso delle amministrative di Milano è esemplare, proprio qui bisogna dircelo. Una sequela di possibili candidati a riempire il vuoto lasciato dal fallimento dell'eredità Pisapia e a offrire a un elettorato orfano un'alternativa alla propria indecente, alla proposta indecente dei manager, tutti ritirati prima ancora di scendere in campo. Tanto forte è stata la pressione, diretta e indiretta, su di essi, il ricatto morale, la moral dissuasion, potremmo dire. Perché qui si sa, si gioca la partita decisiva. Il renzismo vince o muore, e Beppe Sala deve vincere, ad ogni costo. Ebbene, noi nonostante tutto non ci arrendiamo. Anche per noi le amministrative sono e restano il più immediato banco di prova per una verifica immediata dei poteri e dei valori. Per dire a noi stessi e a tutti se in Italia sia ancora possibile un'alternativa dignitosa alla degenerazione in corso. Se si potrà lasciare il segno sulla corazza apparentemente dura di un regime in costruzione. Se a Torino, la grande città in cui il processo costituente dell'alternativa è stato per così dire virtuoso, all'insegna di un'immediata unità di intenti di tutti i partecipanti al progetto, si otterrà un risultato all'altezza delle aspettative, se a Napoli si darà quella prova di orgoglio e di resistenza che si profila, se a Roma, intorno alla candidatura di Stefano Fassina, si consoliderà una linea di opposizione chiara e pulita, se a Bologna e in tutte le altre città chiamate al voto sapremo alzare la testa, allora potremo dire che si può. Per questo noi qui oggi chiamiamo tutti i candidati sindaci ad altri incontri come questo, per mostrare anche fisicamente la presenza in campo di un'alternativa unitaria e nazionale. Per questo, d'altra parte, facciamo delle campagne referendarie un punto focale del nostro impegno, di quella ormai vicinissima sulla difesa delle nostre acque, contro la lobby degli affari e i nuovi qualunquisti del tutti al mare, della battaglia per la difesa della Costituzione, ormai spartiacque tra democratici e reazionari vecchi e nuovi, e della raccolta di firme per i referendum sociali. Ambiente, democrazia, lavoro. Si torna ai fondamentali. Lì si verificherà sul campo quanto sia vivo e quanto sia morto del sogno che abbiamo coltivato fin dalle nostre origini. La rinascita di una sinistra di livello e dimensione europea anche nel nostro paese, all'altezza delle sfide. Direzione in cui va anche l'idea
che qui riprenderemo e svilupperemo, di un'iscrizione individuale e di massa al partito della sinistra europea, come segno prognostico di una rinata soggettività politica compiutamente transnazionale. Non abbandoniamo il nostro progetto per il fatto che dobbiamo perseguirlo in tempi difficili, come dicevo. Cerchiamo piuttosto di far tesoro dell'esperienza fatta. Sappiamo, l'abbiamo dovuto imparare, che non potrà avanzare quel processo e quel progetto attraverso il lavoro comune e la trattativa con questi gruppi dirigenti. La rottura di quel tavolo, del tavolo romano, ha rivelato un sottostante tenace di particolarismi, resistenze, miopie, autolesionisti. Il nostro amico Piccoli è un bel esempio. E ha aperto un vaso di Pandora, fatto di conflittualità intraspecifiche, di cui Milano e Roma sono esempi preoccupanti. Ma continuiamo a credere che l'idea di un progetto costituente unico continuerà a parlare anche a molti di tutte le disperse sinistre e a quanti già fuori da tutte le casematte non vogliono arrendersi all'irrilevanza e al silenzio, anche sul terreno impegnativo della rappresentanza. Allora guardiamo e vogliamo continuare a parlare tenendo aperto il nostro cantiere politico e sociale. Lasciatemi però concludere questa relazione con una citazione di un grande tedesco che non è dei nostri, è Max Weber, in una celebre conferenza del 1918, tempi difficili anche quelli. La conferenza si intitolava Politica come vocazione. Dice Weber: solo chi è sicuro di non venire mai meno, anche se il mondo, considerato dal suo punto di vista, è troppo stupido e volgare per ciò che gli vuole offrirgli, e di poter ancora dire di fronte a ciò non importa, continuiamo, solo un uomo siffatto, e naturalmente una donna siffatta, ha una vocazione per la politica.